Sì, grazie Sonia, buonasera, buonasera al presidente Taccone. Lei l'aveva promesso che stasera sarebbe venuto in sala stampa, in Mix Zone, per parlare finalmente di una bella vittoria. L'Avellino, quando c'è da tirar fuori le unghie, gli artigli, il carattere, la determinazione, lo sa fare, abbiamo scoperto questo, e lo sa fare soprattutto con le big del campionato. Sì, quando vedi giocare così l'Avellino è un piacere, insomma. Certo, è una piccola sofferenza per la coronaria, perché evidentemente è stata una partita tirata, è stata una partita tesa, è stata una partita variegata, veramente variegata, ma i ragazzi hanno giocato alla grande. Abbiamo fatto questa sera una difesa eccezionale. C'è una squadra come la SPAL che mediamente fa 7-8 tiri in porta, pericolosissimi, ha fatto praticamente niente, e sono stati fermati dai nostri due centrali. Complimenti a Migliorini che è rientrato, grandissima partita, complimenti a tutti. Io faccio l'esempio di Migliorini perché è uno che ha giocato poco fino adesso. Ha dimostrato le sue qualità, che sono qualità enormi, è un giocatore sul quale dovremo contare per il futuro sicuramente. Ecco, lei ha sottolineato la prova di Migliorini, con lui naturalmente in difesa c'era Jim City, anche lui prestazione monumentale al cospetto per più di mezz'ora di Floccari e di Antenucci, che sono probabilmente gli attaccanti più forti del campionato. Molto bene Omeonga, il grande sacrificio di Ardemagni, e oggi il match winner è stato Umberto Eusepi, anche una sua rivincita. Beh, diciamo che durante la settimana Eusebio ha fatto benissimo, così come ha fatto benissimo Bidawi, così come hanno fatto benissimo gli altri che sono entrati in campo. Moretti, con peccato che all'ultimo minuto ha dato forfè, insomma, quindi ha scombussolato un po' anche i piani del mister, perché avevamo parlato nel momento in cui avesse potuto giocare Moretti con le qualità che ha, con i lanci che ha, eccetera, avremmo potuto utilizzare una punta più veloce. Sicuramente Bidawi probabilmente sarebbe entrato dall'inizio, dico probabilmente perché questo è quello che io vedo durante gli allenamenti. Poi il mister ovviamente decide quello che deve fare, diciamo che ha deciso benissimo, ha spaccato la partita ancora una volta facendo entrare uomini freschi, quindi non si è coperto, non ha messo tutti i difensori, anzi alla fine abbiamo giocato con 3 punte, abbiamo giocato, quindi vorrà dire che il mister ha le idee molto chiare, sa come deve far giocare i ragazzi. I ragazzi hanno fatto una partita eccezionale, l'ho detto prima, tutti, dal primo all'ultimo, non c'è nessuno praticamente sotto la sufficienza, anzi c'è qualcuno che ha dei bei 7, 7 e mezzo, l'ha detto lei i nomi, quindi è inutile che li ripeto, insomma. Sapete le qualità che hanno questi giocatori, Omeonga è un ragazzo straordinario, insomma, ha avuto applausi a scena aperta, insomma, e chi l'ha visto probabilmente, anche quelli della spalla, hanno chiesto chi è sto ragazzo, probabilmente hanno chiesto, e quindi mi aspetto qualche telefonata da parte di qualcuno sicuramente, ma Stefan è un nostro giocatore, sta con noi, e quindi difficilmente noi, anzi assolutamente non ne faremo a meno, sicuramente né per quest'anno né per l'anno prossimo, poi vedremo, è un giocatore destinato alla Serie A sicuramente, quindi se non lo porto io in Serie A, dovremo trovare qualcuno che lo prenda, se lo porta in Serie A negli anni prossimi. 4 undicesimi cambiati rispetto a quella disastrosa prestazione di Terni, 8 undicesimi cambiati dalla SPAL rispetto alla sconfitta con il Frosinone. Forse Semplici ha peccato un po' di presunzione, pensava di fare un sol boccone anche con le seconde linee dell'Avellino. Beh, seconde linee, cioè è come l'Avellino, lo SPAL ha uno staff di giocatori notevoli, e avete visto che quando non gioca che ne so, Floccari o qualche altro giocatore importante, hanno i sostituti che sono di par loro, insomma. Mi fa piacere per Mariano, perché non è stato fischiato, ha fatto una bella partita sia lui che Schiavon, quindi sono andato a salutare negli spogliatoi i miei ragazzi, li ho chiamati così, anche Zigoni, naturalmente anche lui, insomma, quindi voglio dire abbiamo dato qualche cosa alla SPAL noi, e ci siamo presi questa sera qualche cosa dalla spalla, era inevitabile. Ho fatto i complimenti ai dirigenti della spalla e ho detto semplicemente che l'Avellino aveva più fame questa sera, era una partita della morte per l'Avellino, ha giocato oltre forse le proprie potenzialità, ha fatto una partita eccezionale perché avevamo bisogno di questi 3 punti come il pane, e quindi sono felicissimo e spero di poter passare un sabato e una domenica tranquilli per poi ributtarci un'altra volta al campionato e affrontare un'altra corazzata, quella del mio amico Maurizio Stirpe, al quale ho promesso che andrò a dargli fastidio, insomma, ovviamente nel campo del calcio correttamente bisogna fare così, assolutamente. Senta Presidente, i numeri della vigilia ancora una volta traditi, come spesso succede in Serie B. La SPAL aveva e ha il miglior attacco del campionato, l'Avellino con Brescia e Ternana la peggior difesa, eppure ancora una volta la Serie B ha dimostrato che le differenze della classifica non si traducono poi in differenze sul campo. Guardi, le racconto un episodio di ieri sera. Ieri sera stavo a casa in serata, guardavo la televisione e mi sono fermato a vedere un refrain di alcune partite Napoli-Juventus. Non mi ricordo di che anno si parla, perché sai che le fanno vedere i vari anni, fanno vedere varie partite. La Juventus aveva 17 o 20 punti più del Napoli
il Napoli ha vinto. Ed è uscito un giorno, il sul Corriere dello Sport è uscito un articolo: non ci sono i 17 punti di differenza. Allora io posso dire immodestamente che questi 20-21 punti di differenza con la SPAL non c'erano. L'Avellino ha pochi punti, la SPAL, complimenti per loro, ha un rollino di marcia notevolissimo, quindi sono felice per loro, però l'Avellino non è secondo a nessuno, quindi quando ha voglia di giocare, quando mette in campo quello che lei ha detto, l'anima, perché le qualità ci sono, la forza fisica c'è. Ci vuole la forza mentale, ci vuole quel famoso sostantivo che dice il nostro mister. Quando lo metti in campo, quello è difficile per chiunque venire all'Avellino e battere l'Avellino, anche fuori casa. L'ultima da parte mia, poi la lascio alla collega Sonia Lantella. La settimana che inizierà lunedì porterà all'udienza a Roma, ma per il momento non ne parliamo. Al netto di quella che potrebbe essere una penalizzazione per la squadra, i 3 punti di stasera pesano come un macigno, sul campo potrebbero già significare salvezza. Ma non ci dovevamo fasciare la testa sabato scorso, quando abbiamo giocato, mi ricordo sabato, domenica, e non dobbiamo gloriarci troppo oggi. Il campionato è lungo, è difficile, ci sono ancora 27 punti in palio, l'Avellino ne ha 40, teoricamente potrebbe arrivare a 67, dico una sciocchezza naturalmente, no? Però i numeri sono questi, quindi per chiunque è così, cioè anche chi ha 6-7 punti meno di te può fare 20 punti e potrebbe raggiungerti, quindi non è detto. Io i punti di penalizzazione, lo sapete, non li conto, è come se non l'avessimo, insomma, non mi interessa. Noi dobbiamo arrivare almeno a 50 punti per essere tranquilli e per poter superare eventualmente anche qualche piccolo ostacolo si dovesse frapporre fra noi e la permanenza in Serie B. Abbiamo le caratteristiche per farlo. Avevo fatto una piccola tabellina di queste 2 partite e ai miei amici che dicevano speriamo di non perdere tutte e due, erano 2 punti, ho detto no, 2 punti sono troppo pochi, preferisco vincerne una e perdere un altro, o vincere la prima e andarmi a giocare la seconda a spada a faccia, cioè guardando l'avversario negli occhi e giocandocela fino alla morte. Se giochiamo così, credetemi, non sarà facile per il Frosinone battere questa Avellino. L'unica nota stonata è che al Matusa non ci saranno Ardemagni e Paghera, diffidati, che oggi sono stati ammoniti. Purtroppo è così, infatti il mister questo mi diceva poco fa, però era abbastanza sereno e tranquillo, perché evidentemente chi li sostituirà sono giocatori anche loro importanti, quindi è vero che ci viene a mancare qualche piccola cosa sicuramente in attacco a centrocampo, ma chi li sostituisce, insomma, io spero di recuperare Moretti che non ha giocato oggi, e quindi voglio dire con Paghera riusciremo a colmare questa piccola lacuna. Certo, non vi dimenticate che abbiamo fior di giocatori che stanno fermi, quindi voglio dire in allenamento li ho visti tutti benissimo, lo stesso Asmalo visto in splendida forma, insomma, dico questo per dire qualcuno che non ha giocato, quindi abbiamo dei giocatori che possono essere dei validi, non rincalzi, dei validi sostituti al posto dei ragazzi che per motivo o per un altro non giocano quella domenica. E passo la collega Sonia Lantella dallo studio, prego. Buonasera, chiaramente complimenti, è un piacere averla ai nostri microfoni. Sonia. E colgo subito sì. buonasera. L'occasione, grazie. Io ne approfitto per invitarla presto nei nostri studi, no? Perché è un piacere sentirla, quindi ne approfitto. Vado alla domanda. Non è un problema, sarò felicissimo di venire sicuramente. Certo, sì. È un Avellino che ha dimostrato in più di un'occasione di avere qualità. Forse è una squadra che ha ogni volta bisogno di stimoli, perché quando ci sono le big non fallisce mai. Se escludiamo la partita col Perugia, anche quella contro lo Spezia, una partita viziata, no, da errori arbitrali, è un Avellino che ha sempre fatto bene con le squadre forti del campionato, di questo campionato. Le posso fare una battuta scherzosa? Vorrà dire che dovremo andare a giocare in Serie A, giocheremo contro qualcuno sicuramente più forte di noi e quindi cercheremo di fare bella figura in quel campionato, ovviamente è una battuta naturalmente, no? E l'Avellino ha queste caratteristiche. L'Avellino in questo momento ha tutti i ragazzi, quasi tutti recuperati, quasi tutti in palla, in forma, per cui sono soddisfatto, perché togliendo un giocatore e mettendo un altro, come ho detto prima al suo collega, perdiamo poco, ecco, non è che il nostro livello qualitativo si abbassa significativamente. Questo è importante. Poi se aggiungiamo una cosa, che chi entra, come oggi è entrato oggi Eusebi, come è entrato oggi Bidaoui, eccetera, danno l'anima, e quindi Eusebi ha segnato, Bidaoui ha sconvolto la difesa della Spalla,
Nadal nell'ultima mezz'ora, evidentemente posso stare abbastanza sereno e tranquillo anche per i nostri big, che in questo momento si dovranno fermare gioco forza per la somma di ammonizioni sicuramente. E poi insomma il mercato sta premiando anche quello di gennaio. Lei prima parlava di Moretti, Eusebi entra e segna, insomma c'erano state delle critiche, però tutto sommato questi acquisti mirati stanno dando i loro frutti. Ma guardi, io queste critiche non le ascolto, sennò veramente smetterei di fare calcio. Cioè, noi abbiamo preso tre giocatori, uno più importante dell'altro. La Verona ha fatto una partita eccezionale, non solo oggi ha giocato così. Eusebio è un ragazzo che si sacrifica, quindi ci possiamo contare in qualunque momento. E Moretti è quello che è, insomma, è il nostro riferimento a centrocampo. Peccato che oggi, appena si è fatto la rifinitura, ha avuto un piccolo sentore. Tutta la settimana ha giocato, ha giochicchiato, però l'ho visto che calciava regolarmente, poi oggi all'improvviso stamattina c'è stato questo problema. Mi dispiace per lui, speriamo di recuperarlo in tempi brevi, perché il mister non l'ha voluto rischiare, ha fatto benissimo, perché correvamo il rischio poi che la cosa diventasse più seria. Quindi però voglio dire, sono sereno e tranquillo di quello che succederà nel proseguo del campionato. Prego, scusi. No, dico, ed ora il Frosinone dovrà temere questo destino, perché non potrà commettere l'errore della spalla di arrivare al Partenio con i non titolari, perché l'Avellino ha dimostrato che darà del filo da torcere a tutte le squadre che si presenteranno sul suo cammino. Sì. Beh, le faccio una battuta, perché tanto quello che le dico non c'è niente di irregolare, anzi nel calcio ci stanno questi sfottò fra presidenti. Il presidente del Frosinone 2 o 3 giorni fa ci siamo sentiti per il problema della presidenza della Lega di Serie B e mi ha detto: guarda Walter, fammi il piacere, firma la spalla. E io ho detto: guarda Maurizio, io lo faccio, però poi vengo lunedì, vengo a prendermi i punti a Frosinone. E lui mi ha detto: ma allora non vale, questa cosa non va, tu devi firmare, allora devi perdere con noi. È troppo facile, insomma. È chiaro che stiamo scherzando, però nel calcio ci sta. Dobbiamo vedere il lato positivo del calcio, cioè noi siamo presidenti, siamo amici, ci rispettiamo, abbiamo un grande senso di sportività, per cui cerchiamo di dare il massimo in tutte le partite. Mi dispiace per gli amici che capitano con noi quando perdono, però loro saranno contenti quando vincono contro di noi, è un fatto normale, il calcio è fatto così, lo sport è così, agonismo, sport, forza fisica e determinazione. Questa. Un'ultima da parte mia, Sonia. Dico un'ultima cosa, Angelo, un'ultima riflessione col... Sì, sì. No, dicevo, l'unica cosa che mi ha colpito di questo Avellino, forse magari rispecchia anche le caratteristiche del presidente, per carità, non lo so, però è la capacità di rialzarsi nei momenti di difficoltà. Ce ne sono stati tanti quest'anno e l'Avellino ha sempre dimostrato di sapersi rialzare, proprio nei momenti più brutti, no? Vedi la sconfitta di Terni. Ma io credo che in questo momento la squadra rispecchi esattamente le caratteristiche del mister Walter Novellino e del presidente Walter Tacone. Siamo due persone a cui non piace mai perdere contro nessuno. Naturalmente ci dispiaciamo e chiediamo scusa quando facciamo delle prestazioni che non sono consone alla maglia dell'Avellino, alla gloria dell'Avellino, al blasone dell'Avellino, e quindi ci scusiamo con i nostri tifosi. Però quando succede una cosa di questa, credetemi, non è per scarso attaccamento alla maglia o per qualche altra cosa. Probabilmente arrivi scarico, arrivi stanco, hai qualche problema fisico che non vuoi confessare all'allenatore che ti mette in campo, quindi può succedere che incappi in prestazioni poco felici e poco voglio dire deontologiche, chiamiamole così. Però poi quando succedono queste vittorie, allora tutto questo viene dimenticato, perché nel calcio, per fortuna, è una cosa che dura un minuto o 90 minuti, poi finita quella cosa puoi rifarti tranquillamente e rimettere le cose a posto, come è successo questa sera. Ci strappi una promessa, dicevo, presidente, dovessi un'ultima considerazione dopo tanti arbitraggi. Questa settimana la riavremo nei nostri studi. E basta però questo. No. Allora, riporto da Sonia: dovesse andare bene con il Frosinone, l'aspettiamo nei nostri studi. Ma no, anche se dovesse andare male, assolutamente. Noi, anzi, è il contrario. Voi sapete che io in genere metto la faccia quando perdiamo, non quando vinciamo. È troppo facile venire lì a parlare quando vinci. Non è questa la mia abitudine. Io in genere metto la faccia quando perdiamo. So. Senta, dopo tanti arbitraggi contestati, la soddisfatta quello di stasera, nella foga agonistica nel finale, espulsi suo figlio e Novellino, però mi sembra un arbitraggio complessivamente sereno.
No, arbitraggio sereno, anche perché non ci sono stati episodi di grande rilievo, voglio dire. È chiaro che l'arbitro può vedere una cosa in un modo o nell'altro, può invertire un fallo, può invertire un'ammonizione. Per fortuna non ci sono stati casi eclatanti di rigori dati e non dati, cose che cambiano le partite, espulsioni che cambiano le partite, perché questo è il problema vero. Noi l'abbiamo subiti nelle altre partite, quindi di questo mi dispiace. Io ho fatto presente questa cosa a chi di dovere, però voglio dire, capisco che decidere una frazione di secondo non è facile per nessuno. Quindi questa sera i ragazzi, sia la SPAL sia l'Avellino, hanno fatto in modo che questi episodi fossero il minor numero possibile, per cui credo tutto sommato che sia un arbitraggio sicuramente soddisfacente.